quanto ci era stato indicato come uomo importante del gruppo Santa Paola per quanto riguarda la zona Playa. Dai tabulati CED era emerso che lo stesso era stato fermato con altro grosso pregiudicato Battaglia Santo e pertanto e di lui aveva parlato pure il Licciardello Giuseppe, per cui sono stati svolti accertamenti. Per quanto riguarda gli accertamenti economici, sì, sono stati anche svolti. Lo stesso, il risultato è che lo stesso aveva una ditta chiusa nel 92 e sempre nel 92 lo stesso ha iniziato un'altra attività, è stato amministratore unico con delega di firma di una società, la società Sogeal, società genere alimentare, che aveva in particolare la vendita all'ingrosso di materiali di genere alimentari e surgelati. E questa ditta, i soci di questa ditta erano al 40% ciascuno Santa Paola Francesco e Santa Paola Vincenzo, figli di Benedetto Santa Paola, e il 20% con la carica di amministratore unico era di Fichera Alfio. E la ditta aveva sede, altro particolare che ci aveva colpito, aveva sede in via Vecchia Ognina 147, proprio vicino nei pressi dell'abitazione dove abitavano sia Santa Paola Salvatore che Santa Paola Vincenzo. Avete fatto accertamenti su Crisafulli Giuseppe? Sì, Crisafulli Giuseppe. Nato a Catania il 9 settembre del 1965. Sì, su Crisafulli Giuseppe ho fatto degli accertamenti personalmente, anche perché in questo gruppo di lavoro, diciamo così, io e altri colleghi siamo stati delegati alla ricerca e a effettuare tutte le indagini relativamente a Barcella Salvatore e Crisafulli Giuseppe, che erano ritenuti i due elementi, i due killer del gruppo. Pertanto ho svolto tutti gli accertamenti dovuti in via della Medina 10, sono stato messo anche a corrente dal capitano Cristofori che loro già avevano effettuato una perquisizione presso la sorella del Crisafulli Giuseppe, la quale sembra che si sia disfatta di una busta contenente dei proiettili calibro 9 dello stesso tipo di quelli trovati nella casa di via Mannino, casa di Avola, e questa busta di proiettili è stata buttata prima della perquisizione della Guardia di Finanza sul retro dell'abitazione. E Crisafulli Giuseppe abitava in via della Medina 10. Abbiamo fatto gli accertamenti, nel corso di questi accertamenti abbiamo appreso della sua malattia, che era arrivato a uno stadio terminale di una malattia, aveva un cancro, quindi abbiamo fatto più tardi questi accertamenti. E il Crisafulli l'avete trovato? No, il Crisafulli non l'abbiamo mai trovato noi. Questi accertamenti con quanto tempo dopo l'inizio delle dichiarazioni di Licciardello sono stati effettuati? Non saprei collocarle temporalmente, ma quasi subito, perché dopo 15 giorni di tempo sono iniziate quasi subito, anche perché tendavamo, diciamo così, alla cattura a fermo dei due soggetti, sia di Barcellos sia cosa. Quindi sono iniziate quasi subito e si sono protratte anche per parecchio tempo. Ricordo che abbiamo fatto anche degli appostamenti presso la casa di cura, credo che sia denominata San Francesco sopra la circonvallazione, dove vi era il medico che aveva in cura il Crisafulli Giuseppe. Quindi poi protrattesi per parecchio tempo, ma non so quantificare quanto. Sono stati fatti accertamenti su Coco Carmelo? Sì, su Coco Carmelo abbiamo fatto degli accertamenti. Abbiamo fatto tutta la sua situazione anagrafica, abbiamo fatto gli accertamenti dove lo stesso abitava, in via Leonora D'Angiò, su tutti i suoi contatti che aveva avuto. Lui era stato controllato assieme ad altri pregiudicati, credo Fresta, lo stesso Avola Maurizio e D'Agata. Presidente, non ci sono altre domande. Presidente, una domanda.
Avvocato Procuratore. Prima lei parlava della società della quale erano soci figli di Benedetto Santa Paola e Figueralfio. Sì, la so già. Lei ha detto che è rimasto colpito dal fatto che questa società aveva sede in via Vecchia Onda. No, è rimasto colpito dal fatto, siccome in quel periodo... Incuriosito il fatto, mi pare che ha detto lei, no? Sì, sì, colpito dal fatto nel senso che noi avevamo attenzionato particolarmente anche via Vecchia Onda, dove nel corso della nostra attività di polizia giudiziaria abbiamo fatto pure parecchie perquisizioni a casa di Santa Paola Salvatore e Santa Paola Vincenzo. Quindi ecco, colpito dal fatto nel senso che era una via già abbastanza conosciuta da noi operatori di polizia. Ah, sotto questo punto di vista? Sì, sì, sotto questo punto di vista. Grazie. Avvocato Russo. Sì, ispettore Leo, io non ho percepito esattamente le ultimissime parole da lei riferite. Parlava di un fermo, ho sentito, mi ero distratto momentaneamente. Ha riferito di un fermo, ha parlato di Avola Maurizio e di altre persone. Ho sentito male. Le ultime cose che proprio che ha detto... Parlando di un fermo, a domanda del pubblico ministero lei ha riferito di un certo controllo, di un certo fermo. No, io del domanda del pubblico ministero da ultimo ho parlato della ricerca di Crisafulli Giuseppe. Ecco. E sottovalo, siccome era stato indicato quale... Sì. E quale autore di omicidio si cercava anche di individuare, poi, di individuare la persona. Ecco. E poi ha continuato, ha riferito... Indagini su Coco, credo che fosse a proposito delle indagini su Coco. Le è stato chiesto poi questo Coco, l'avete rintracciato, le ha riferito che era... No. Di Coco abbiamo detto soltanto riferito, si può anche risentire, che abbiamo fatto indagini su Coco Carmelo, vabbè, tutta la sua situazione analizzata. Ispettore, è stato mai da lei fermato, o le risulta che sia stato mai fermato il signor D'Agata insieme a taluno dei personaggi da lei attenzionati? Ecco, per essere, perché si riferisce nella relazione, affirma Pitino, che ci sarebbe stato un certo fermo, io lo chiedo a lei, dall'interrogazione del Ministero dell'Interno, questi risulta essere, si parla in questo momento di un certo soggetto, controllato assieme a Draga, Tavola Maurizio, Battaglia, Ventura Samuele, eccetera. Questo fermo, lei ne ha notizia certa, ne sa qualcosa? Ma risulta... non è che ho notizia certa, se a me mi esce un fermo dal terminale CED, per me io lo do per certo, perché io certamente sono al terminale CED. Perfetto, per lei è in grado di produrre questa annotazione che le esce dal terminale? Certo, c'è una determinazione che teme esce dal terminale, sono in grado di produrla. Bene. Credo che sia allegata pure alla informativa. No, non mi pare, io non l'ho trovata e peraltro... Se è stato controllato, il controllo è annotato al terminale, senz'altro lo possiamo produrre in qualsiasi momento. Io vorrei che lo facesse perché credo, ho notizia che sia un errore in annotazione. Le chiedo un'altra cosa. Lei poco fa parlava di tabulati. Non avevo parlato di fermarlo personalmente, io non ho parlato di fermarlo personalmente. Ho capito. Senta, lei riferiva dei controlli effettuati sui tabulati del cellulare in appartenenza al morto di Leo, ricorda? Sì. Lei riferiva che questi tabulati, se non alla relazione, all'informativa, certamente alla CNR dovrebbero essere stati allegati. Sì. Peraltro riferiva pure... sono inseriti tanti numeri delle risultanze dei controlli effettuati sui tabulati e delle persone, delle utenze che erano state attenzionate. Sì, perché quando il numero era stato fatto più volte abbiamo anche attenzionato, fatto certamente questa cosa. Esatto, tant'è vero che si dice che quelli che sono stati, nella buona sostanza, se ho capito bene, non sono stati riportati della informativa tutti i numeri effettuati, soltanto quelli che erano stati particolarmente più ricorrenti, chiamati. Ecco. Lei si esprime, almeno tra i tanti numeri contattati c'è scritto aveva avuto numerose conversazioni, cioè si capisce che non tutti, e infatti alla fine poi si dirà, dunque, si segnalano in particolare le utenze perché risultano essere state contattate dal telefono tutto il giorno 26 febbraio, cioè avete per il 26 febbraio attenzionato e riportato quegli numeri, quelle utenze che erano state ripetutamente chiamate. Così è. Sì. Tanto lei ha riferito pure che un'ultima chiamata sarebbe stata nel primo pomeriggio effettuata... credo prima o poi, sì, mi ricordo, sì, che c'erano, sì, delle particolari, l'ultima chiamata che era primo pomeriggio quella. Ora io le
chiedo due cose. No, questo è soltanto per ricordare come fossero stati selezionati questi numeri. No, i numeri sono stati selezionati in base al numero di volte che vabbè, ma il Leo, per quanto riguarda l'ultima giornata, sono stati attenzionati tutti, perché era la giornata in particolare che ci interessava, perché era il giorno della sua scomparsa. No, no, mi scusi, abbiamo detto cose diverse, cioè risulta da questa informativa, e credo che ci fossimo intesi su questo, è esplicitamente detto che sono stati riportati nell'informativa e logicamente attenzionati quelli che erano stati più volte chiamati, quasi dice tra i tanti numeri contattati questi sono sì, quelli. Sì, quello per un altro tipo di attività di indagine, ma particolarmente per cercare di ricostruire la giornata del Leo, adesso non so se sono state riportate nell'informativa. Per ricostruire l'ultima giornata del Leo noi abbiamo scandagliato, abbiamo attenzionato tutti i numeri di telefono fatti quella giornata. Ed è quello che non so se questo particolare è portato in informativa. No, è proprio quello che interessa a me. Allora io le chiedo, perché qua non ci sono tutti i numeri. Lei è in grado di poter rispondere su questa mia... Allora, in quel giorno, lei ricorda che a parte i numeri riportati qua, ci fosse stata attenzionata una conversazione tra il cellulare del Di Leo e tale Carbonaro Ernesto? No, così non ricordo, bisognerebbe andare a vedere il tabulato, se dai tabulato risulta il tabulato e ispettore, è rimasto. Ispettore, poi questo vedremo sì. Come fare, dico innanzitutto alla sua memoria, posto che i due nomi sono collegati in maniera logica e interessante per quello che conosciamo degli atti, dico non l'avreste attenzionata se ci fosse, l'avrete riportata sicuro se c'è stata una telefonata tra certo, se c'era una telefonata fra Carbonaro e Coso credo che l'avremmo riportata senz'altro. Dico lei invece in questo momento ricorda, crede di non ricordarlo, cioè non ricordo se c'era, ecco. Non ricorda se c'è, però dice dei tabulati sicuramente sarà riportata. Certo. Bene, un'ultima domanda. Avete avuto modo di controllare se fra questi numeri più volte contattati o tra tutte le altre utenze inserite nei tabulati che non sono stati allegati alla relazione qualcuna di queste utenze fosse mai direttamente o indirettamente collegata col signor D'Agata Marcello? Avete potuto escluderlo? L'avreste scritto se così fosse stato? Sì, certo. Non credo che ci sia stato, perché se ci fosse stata una cosa credo che l'avremmo attenzionata in particolare. Questo okay. Sì. Io per adesso non ho, non ho altre cose da chiedere. Posso, Presidente? Desideravo, Presidente, poi a proposito di questo, tanto stiamo completando, fare una certa richiesta che è riferita proprio, e lei già intuito, a questo discorso dei tabulati. Appena finiamo. Avvocato Fichera. Senta, ispettore, nel corso delle sue indagini ha verificato se il Fichera avesse altre attività oltre alla Sogeal? Sì, se non ricordo male aveva un'altra attività che aveva chiuso proprio prima dell'apertura della Sogeal, adesso non ricordo la denominazione, ma credo che avesse un'altra attività prima. In un periodo abbiamo anche controllato tutte le dichiarazioni dei redditi che aveva presentato il Fichera Alfio. Questo in un periodo precedente, dico contemporaneamente alla Sogeal lei non ha accertato altre attività? Sì, credo che l'abbiamo accertato, perché almeno quello che c'è l'attività registrata, ecco, se aveva un'attività registrata credo che l'abbiamo controllato, ma torno a ripetere che c'era una società, credo che era cessata prima della costituzione della Sogeal. Prima della costituzione e dopo, sì, dopo la costituzione della Sogeal, cioè oltre alla Sogeal, aveva altre attività? Ha verificato se avesse altre attività? Ma no, perché la Sogeal credo che sia stata costituita a giugno 92. Noi parliamo di un'attività di indagine fatta a febbraio 93, quindi anche se avesse iniziato qualche attività di indagine di commerciale di recente, non credo che ci fosse stato tempo di registrarla a Camera di Commercio tutta inserita al terminale, perché dobbiamo, noi questi accertamenti li facciamo anche tramite terminale, sono stati fatti quasi esclusivamente tramite terminale. Ah, solo tramite terminale? Sì. E in che periodo? No, terminale e accertamento e registri Camera di Commercio. Esatto, dico, ma in che periodo sono stati fatti questi accertamenti? È subito marzo-aprile 93. Marzo-aprile 93, cioè alle attività economiche avute dal Fichera fino al marzo-aprile 93. Sì. E ha trovato una società che era stata chiusa e poi la Sogeal. Sì, se non ricordo male sì. Quindi non ne ricorda altro? No, anche perché di questa attività realmente commerciale non gli ho fatti
in prima persona, perché abbiamo un nucleo della Guardia di Finanza nel nostro ufficio che svolge. Lei ha parlato di un'attività, allora a questo punto lei ha riscontrato solamente due attività economiche, quella chiusa e quella poi della Sogeal, giusto? Sì. E quella chiusa, lei sa quando diciamo a che periodo risale, quando era stata aperta? No, non ricordo, credo che l'abbiamo scritto nell'informativa, non ricordo così. E non lo ricorda, ricorda almeno di cosa si occupava questa società, questa chiusa dico. No, avvocato, non ricordo. La Sogeal sa di cosa si occupava? Sì, è la terminologia stessa, la denominazione stessa della ditta, società genero alimentare, commercio all'ingrosso di genero alimentare e surgelato. Almeno questo è quanto ci... Noi non abbiamo mai fatto un controllo diretto sulla ditta, questa è l'attività della ditta che ci esce tramite la Camera di Commercio. Senta, ha riscontrato stranezze in questa società? No, stranezze di che tipo, avvocato? Di qualsiasi tipo. No, abbiamo visto i soci, li abbiamo attenzionati perché erano Santa Paola Vincenzo e Santa Paola Francesco, ma se lei mi dice a quale stranezza si riferisce posso anche dirlo. Cioè, ha esaminato lei solamente che vi era questa società e praticamente... Stranezze, se si può riferire a stranezze, cioè il fatto che era amministratore in firma unica con un capitale sociale del 20% rispetto al 100%, ma non è una stranezza, è una constatazione, non una stranezza. Infatti non è una stranezza. Senta, ha verificato per caso se il Fichiera, diciamo il suo certificato penale, se era incensurato? Sì, il Fichiera credo che fosse incensurato. Avete preso delle informazioni circa il Fichiera nell'ambito lavorativo? No, credo di questa attività di indagine credo no. Non ha svolto nessun tipo di indagine, diciamo, per vedere i posti che frequentava il Fichiera, se gestisse personalmente questa società o altre società, se fosse sempre sul posto di lavoro, lei non... Questo riscontro diretto, questa indagine diretta non è mai stata fatta. Non ho altre domande, grazie. Pubblico Ministero, altre domande? Sì, Presidente. Ispettore, vorrei capire se ho sentito bene. Lei a proposito del tabulato, mi corregga se sto dicendo cosa inesatta rispetto a quello che lei ha riferito. A proposito del tabulato del 26 febbraio 93, mi è sembrato di sentire che lei abbia detto che l'ultima telefonata risulta fatta nel primo pomeriggio? Sì, se non ricordo male credo che sia stata fatta il primo pomeriggio. In effetti ricorda male. Non, dico, non... sono state fatte le telefonate quel giorno, se non ricordo male proprio il primo pomeriggio. Dovrei controllare i tabulati, sì, sì, che sono facilmente, diciamo così, vabbè, e non modificabili. Ecco. Certo, grazie. Possiamo licenziare il test? Presidente, mi consente, le dico perché adesso, perché potrebbe essere, positivamente, proprio rispetto a lei ho delegato per evitare di perdere tempo, voglio dire. A me interessava, questa difesa interessa, visto che la CNR è relativa a questa informativa di servizio, a questa informativa di reato, che la Corte acquisisse al verbale, agli atti del dibattimento i tabulati della loro interezza. Intende, Presidente, si tratta delle telefonate, è importantissimo, vuoi in ordine al nascere di questa, come posso dire, collaborazione di Ricciardello, vuoi in ordine a quel fatto che ha dato origine poi alla vicenda delittuosa. Sono parzialmente indicati, ci ha detto l'ispettore che è in grado, credo con abbastanza facilità, di farceli avere. È importante cioè sapere, a mio avviso, credo che la Procura dovrebbe concordare su questo, avere il controllo di tutte le telefonate effettuate dal signor Di Leo al telefono cellulare il giorno in cui poi è morto. Ripeto, credo che la Procura concordi, posso anche sentire, e sarebbe utile allora incaricare lo stesso ispettore di farle pervenire. Perché lo fa? Sì, adesso. Il pubblico ministero non ce le ha, ci sono problemi.
Non credo che, che ci siano problemi, quindi se l'ispettore Leo o comunque la DIA è in grado di fornirci l'elenco del tabulato così come è stato sviluppato, o comunque poi in ogni caso il pubblico ministero l'avrebbe fatto nella sede adatta, comunque visto che è stata formulata la richiesta in questo processo non ha nessun problema, comunque in ogni caso l'avrebbe fatto per... E allora è un impegno d'onore questo. Provvederà il sì, ministro. Certo, era tra i proponimenti del pubblico. Può andare ispettore, grazie. Grazie a me. Presidente, soltanto un'altra cosa, credo che la Corte ancora debba decidere sull'ammissione, se non sbaglio, come prova documentale anche di quella lettera a firma di Cassia Concetto, quella lettera che riguardava Farina e... Poi chi riguardava? Farina. Questo, per queste cose c'è tempo. Sì, sì, no, io ogni tanto ricordo perché poi anche il pubblico ministero può dimenticare. Sì, va bene, c'è tempo. Intanto vediamo, ancora attendiamo gli sviluppi della... Per la verità devo dire che siamo noi che non ci stiamo attivando, perché Farina avrebbe nominato un difensore di fiducia, al quale che bisognerà contattare per spiegargli un po' il tipo di incarico. Gli abbiamo fatto comunicare l'ordinanza. E quindi attendiamo ora sviluppi, vediamo, e in quel contesto si faranno tutto quello che riguarda. Per quanto riguarda la richiesta istruttoria, cioè in parte, per le parti che sono pacifiche, possiamo ammettere senz'altro, così l'acquisizione dei documenti, cioè c'è stata da parte dell'avvocato Curcuruto per Motto Antonio, c'è stata un'offerta di documenti, è una richiesta. Da procura. Da procura. Li avete già, cioè... quindi con riserva questi mi pare e si possono ammettere, perché abbiamo detto che per la produzione documentale non ci sono termini, tanto più che in questo caso la necessità si è avuta con la deposizione di Fattarino. Così per quanto riguarda i verbali relativi a Pantano Francesco offerti dal pubblico ministero. Per quanto invece riguarda, si ammette senz'altro la ricognizione personale, se, così come secondo l'indirizzo sin qui seguito dalla Corte, mentre invece per quanto riguarda le persone che sono state indicate da Pattarino e di cui si è chiesto la citazione come testi di riferimento, ci sono dei problemi, perché non è così pacifico che testi di riferimento siano, e anche per quanto riguarda l'attinenza al tema della prova. Per cui su questo punto la Corte si riserva al proseguo, perché dobbiamo un pochino approfondire l'argomento anche con la lettura attenta dei verbali delle dichiarazioni al Pattarino. Quindi, sì. Le richieste sulle foto, le ho detto avvocato, noi possiamo ordinare di ricercare queste foto, di acquisirle eccetera attraverso un vaglio. Perfetto, va bene. Allora mi pare che questo è tutto per questa settimana, possiamo anche sospendere e ci vediamo per questo processo mercoledì prossimo, mi pare che mercoledì è il 5, o sbaglio? 5 giugno. Signori, buonasera.